Francesco Semprini, l'inviato della Stampa, è a Dnipro in questo momento. Francesco, ci senti? Sì, vi sento bene. Buonasera, ben trovati. Com'è la situazione adesso a Dnipro, che ne discutevamo adesso durante l'interruzione pubblicitaria con Claudio Brachino, è probabilmente l'obiettivo più rilevante, anche perché snodo ferroviario, dei russi. Francesco, se ci sei ancora. Sì, ci sono, scusate. E dunque, io mi trovo a Dnipro. Dnipro è una città che è più o meno a 3 ore di auto a sud di Kharkiv, dove sono stato negli ultimi 10 giorni. La possiamo vedere ed nella è mappa. È uno snodo strategico perché appunto, andando verso nord, si va a Kharkiv, la seconda città ucraina, e quella che è stata al centro di asprissimi combattimenti sin dall'inizio della guerra, e invece verso est si va nella parte del Donbass governativo. Quindi Dnipro è uno snodo strategico, e in questo momento, proprio qui a Dnipro, stanno transitando truppe e mezzi ucraini diretti sui due fronti. Per quale motivo? Perché sia il Donbass che Kharkiv saranno probabilmente due zone ad alta intensità di scontro militare, dal momento che, da quanto abbiamo appreso da fonti ucraine, fonti di intelligence, i russi si stanno raggruppando a Belgorod, ovvero in quella città russa immediatamente al di là del confine, dove qualche giorno fa è stato bombardato un deposito di carburante, probabilmente proprio con l'obiettivo di rallentare la marcia dei russi verso l'Ucraina. E da Belgorod i russi entreranno a Izium, quindi sulla dorsale di Izium, e da Izium procederanno a nord verso Kharkiv e poi un po' più a sud-est verso il Donbass. Quindi Francesco, noi ora stiamo tu cercando... sei in albergo, evidentemente, a Dnipro, però fino a poche ore fa eri a Kharkiv, e ci dici che lì si intensificheranno probabilmente, a Dnipro, a Kharkiv, i conflitti nelle prossime ore, partendo dal fatto che le fonti ucraine già denunciavano 54 bombardamenti nelle ultime ore, tant'è che tu scrivevi questa mattina Kharkiv a tutti i costi. Com'è la situazione in città? Allora, vi posso dire la notizia più recente, che il coprifuoco è stato anticipato dalle 20 alle 16, e quindi è già in atto adesso di fatto, e questo insomma sta a indicare che ci sono attività militari piuttosto importanti, quantomeno sul versante ucraino, e che è attesa probabilmente l'arrivo di una serie di rinforzi per quanto riguarda i russi. Questo ce l'avevo detto in realtà già nei giorni scorsi. Noi siamo stati in prima linea sul fronte nord e sul fronte est, e si stavano preparando lì per tenere testa a un rafforzamento della compagine russa. I militari ucraini ci avevano detto che si aspettavano una nuova spallata dell'esercito, dell'armata di Vladimir Putin all'inizio della prossima settimana, quindi lunedì, ma probabilmente sarà anticipato di qualche giorno. Tutto questo rientra, da quello che possiamo capire, in quel piano B voluto dal Cremlino, che è funzionale al disimpegno da Kiev, cioè si disimpegnano le truppe da Kiev e si in qualche modo raggruppano su due fronti principali: fronte orientale, dove ci troviamo noi, e il fronte meridionale, che è tutta quella fascia costiera che dal Mar d'Azov si allunga sino ad Odessa. Del resto, le notizie di un intensificarsi dei bombardamenti sulla città portuale fanno pensare che anch'essa rientri in qualche modo nelle mire di Vladimir Putin. Quali sono le mire di Vladimir Putin? Da quello che possiamo capire è creare questo grande corridoio, questa grande fascia che da Kharkiv si allunga fino a Odessa, quasi una mezzaluna, e fare in modo che quella diventi zona russa. La Novorossia, che era un po' un progetto di memoria zarista, insomma, lui... Sì, che copre un territorio molto grande. Ricordiamo che Kharkiv ha anche una storia particolare, un valore economico. Dnipro lo ha, e lo ha dal punto di vista anche infrastrutturale, perché c'è un'importante stazione, è un importante polo per raggiungere diverse località dell'Ucraina. Kharkiv ha anche una storia e un peso specifico non indifferente. Grazie Francesco per esserti collegato con noi. Speriamo di ritrovarti nei prossimi giorni e di avere altre notizie da te. Intanto buon lavoro e sempre in sicurezza.
Grazie a voi, buon lavoro. Alberto.